E rientriamo con il vantaggio della Juve, ha segnato Maurizio Quagliarella. Col prossimo acquisto? Quagliarella. Ha fatto per Quagliarella? Ancora Quagliarella, e sottolineerei ancora Quagliarella, perché tutte le volte che gioca Quagliarella la butta dentro. Signori, eccolo. Autogol, è un autogol, no? Una carabola. Questo è autogol. Questo è autogol perché la deviazione di Quagliarella non era diretta in porta. Granquist. Sì. E quindi ovviamente ecco qua Borriello che stava preciso, il gesto perfetto. Preciso mi rimetto dentro, preciso che entro, ma vedrai conoscendo Ballardini magari ci sta, no. Che metta dentro, allora, si stava già scaldando anche prima del gol. Sei a più 10 rispetto alla Lazio in questo momento, sì. Quanti? Più 10. Ma quanto ce l'avete a matematica voi? Vittorio. Sono più 8. Vai, molto serenamente. Guarda, che ancora da finire la partita. Voi iniziate così a fare le cose. Questa partita finisce over. Tirate fuori lo champagne. Over per la Juve, ovviamente. Sì, ma è ovvio. Questa partita. Adesso è partito. Partita e incontro. È saltato il tappo dello champagne. Esatto, sì, sì. Finisce 3-0. Ora ci sarà. No, per ora, anche il secondo tempo, secondo me, stanno giocando molto più sulle fasce laterali. E il discorso è che con questo gol il Genoa è veramente nella sua metà campo e basta. Adesso dovrà per forza di cosa aprirsi, perché voglio appunto. Dire si apre, vai, si apre bene, vai. Ci pensa Ballardini. ora vai. Ma vabbè, Ballardini comunque. Ci pensa Ballardini. Posso chiedere una domanda tecnica a Vittorio, vai, perché ci tengo. Vittorio, fra Ballardini sulla trolley parade, esatto. Fra quanto c'entra? No. Ho bisogno di sapere. Allora, io ti dico che massimo 2-3 giornate rientra Di Canio. Ecco. Si riparte dall'inizio, perché cioè, Preziosi il fa giro. Ora finisce, si riparte dall'inizio, poi riesonera Di Canio. Come il giro dell'oca, si via dal via. Cioè, come il Monopoli, si ritorna al via e si riparte. Ma ci sono anche 20.000 euro quando fai il giro. Ma questo ha perso il conto perché c'ha 4, 5, 6 allenatori a stipendio. Enrico, soddisfatto di questo 1-0? Soddisfatto sicuramente. Vinci il titolo sicuro, vinci lo scudetto sicuro? No, ancora ci sono tante partite da giocare, non mi tiri fuori in queste trappole, non ci casco. Ah, ecco. Sicuramente. Le possibilità ci sono tutte, la squadra c'è, l'allenatore c'è, i tifosi ci sono, il campo c'è. Però posso chiedere, visto che c'è Enrico coinvolto, Enrico, tu hai visto Fiorentina Napoli, ti è capitato di vederla domenica un pezzetto? Cioè, hai visto il Napoli, l'hai visto? Francamente, no, può essere il Napoli? Sicuramente stanno cercando di agevolare molto la vittoria della Juve in questo campionato, perché proprio domenica scorsa. Legalmente, logicamente e sportivamente parlando, cerchiamo di agevolare. Nel senso che è una corsa alla meno. Io ripeto quello che Napoli ho detto all'inizio della trasmissione, do ragione a Enrico, stiamo calmi eccetera, ma ripeto, dico che lo scudetto lo può perdere solo la Juventus. Io volevo tornare, il resto non c'è. Volevo tornare sulla Fiorentina perché mi interessava sentire il parere di tutto lo studio sul risultato del nostro dibattito di lunedì sera, perché noi siamo partiti analizzando Fiorentina-Napoli di domenica tutta colpa dell'attacco, e io mi ero ispirato a un pezzo di Barucco su Fiorentina.it dove rileggeva la partita in numeri legati all'attacco, dove emergeva che in pratica il confronto dei numeri di centrocampo e difesa della Fiorentina sono sempre paragonabili a squadre top, a squadre di primo livello. I numeri dell'attacco purtroppo invece fanno quasi sempre finire, tranne l'episodio del 4-1, se non sbaglio, col Cagliari, con l'Atalanta, fanno sempre finire l'attacco sui banchi degli ultimi anche nei confronti delle altre formazioni. E nel dibattito, così ho fatto il prologo e arrivo alla conclusione, nel dibattito di lunedì con Luca Calamai, Enzo Bucchioni, Ubaldo Scarragatta e Simone Nozzoli, è uscito che un filo di sollecitazione in questo momento per cercare di risolvere o di alleggerire i problemi dell'attacco dovrebbe toccare a Montella. Perché qualcosina, e mi sei venuto in mente Vittorio quando prima parlavi di Roncaglia o dei quattro eccetera, perché qualcosina, forse tu hai usato un termine, non bisogna essere sclerotici nelle proprie scelte, forse magari Montella adattare, ammorbidire un pochino il suo credo calcistico sulle realtà attuali potrebbe non essere male. Ma sai, il DNA degli allenatori lo cambi male, cioè ti voglio ricordare che anche a Catania Montella ha preso spesso delle decisioni
abbastanza forti. Una su tutte è quella del portiere, perché praticamente li ha messi tutti e due a bagnomaria. A proposito, domani chi gioca? Neto. Neto. E Viviano, che dove lunedì cioè, possono andare al Bologna. Cosa voglio dirti? Voglio dirti che non credo che Montella cambi improvvisamente il suo modus pensandi, se mi consenti questo latino un po' maccheronico. Bello. Perché se ha fatto come ha fatto con Roncaglia, se ha fatto come ha fatto con la vicenda Viviano e Neto, non credo che cambi, anche se forse noi che siamo al di fuori e che magari conosciamo meno le faccende interne di un gruppo importante come la Fiorentina, auspicheremmo qualche decisione diversa. Io te l'ho detto poco fa, mezz'ora fa. Intanto guarda, è uscito Pollo Olivera, lo Zidane della curva Fiesole, Olivera. Tra l'altro, scusami, mi interrompo Mobile un attimo, per Borriello. Lo Zidane. Ecco, ma io domando, uno che perde dalla Juventus 1-0 al Juventus Stadium mette Borriello e toglie Immobile, devi cercare di pareggiarla. Ha levato un centrocampista Olivera, difensivo come Olivera, e ha messo un esterno d'attacco come Bertolacci. Cioè non si sposta dal suo 3-5. Non è Mourinho Ballardini, ragazzi. No, non devi sempre contare il valore umano che hai da rosa. In rosa tu guardi la panchina, lo diceva prima Vittorio, guardi gli 11. Ma Maurizio diceva togli una punta, aggiungo una punta. Ah, sì, ragazzi, però Immobile manca, e metto anche manca Borriello. Mezz'ora prima di prendere un'imbarcata. Ma chi se ne frega? Ma devi pareggiare, se perdi anche 1-0 fai 0 punti, lo so, ragazzi, 0 punti. Manca mezz'ora, manca e vai Vittorio. No, dicevo, concludo dicendo che è difficile che da qui in avanti si possa pensare a un Montella molto granitico, molto monolitico anche nelle formazioni. Ti voglio ricordare, noi abbiamo citato due casi, quello dei portieri e di Roncaglia. E di Roncaglia, ma anche in certe altre situazioni, certe altre porzioni del campo ci sono state spesso delle decisioni abbastanza sorprendenti.